Calotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Primo tempo da Fight Club contro Bonton, Bonton in vantaggio per 2-1. 10-10. Cognome? Paura. Paura, allora? Niente, ce la stiamo giocando, ce la possiamo fare, manca solo il gol. Basta. Possiamo anche vincere, dobbiamo ribaltare questo risultato. Quindi da cambiare nel secondo tempo per rimontare e poi casomai vincerla questa più partita? Più Cazzimma ci vuole. Cazzimma. E basta, la squadra c'è, solo Cazzimma. Va bene, allora ci vediamo dopo, buon secondo tempo. Marrone, capitano di questa squadra. Sì, sì. 2-1, buon esordio fino al primo. Per il momento sì, però non parliamo a metà, insomma, mai. Comunque quindi, speriamo di continuare. Secondo tempo continuare così oppure c'è da aggiungere qualcosa? No, no, tutto benissimo, tutto benissimo. Tutto bene. Allora, in bocca al lupo. Bocca al lupo. Siamo qui con i migliori della sfida tra Fight Club alla mia destra, no, alla mia sinistra, e Bonton alla mia destra. Partiamo prima dal migliore, diciamo, degli sconfitti, Paura. Allora, un gol preso alla fine. Comunque è una partita equilibrata, forse il risultato più giusto era il pareggio. Cosa ne pensi tu? Sì, il risultato più giusto è il pareggio. Abbiamo preso l'ultimo gol che non meritavamo di prenderlo. Siamo riusciti a rimontare, come avevo detto, alla fine del primo tempo. E serviva più Cazzimma, più determinazione. Forse il risultato più giusto era il pareggio. Però bravi agli avversari che comunque hanno giocato un'ottima gara. Senti, comunque il risultato non ha tolto la vostra buona prestazione. Cosa, con questa prestazione, cosa puoi avere dall'altra squadra? Dove puoi arrivare in questo torneo? Questa partita ci presentiamo e vogliamo far capire che anche noi ci siamo in questo torneo e comunque non siamo da sottovalutare. Abbiamo questa prima sconfitta, però ci rifaremo sicuramente nella seconda partita. Ok, grazie. Ciao. Però passiamo al migliore invece della partita di Napoli. Allora, due gol, anzi tre, che hanno ricordato il buon vecchio Pippo Inzaghi. Tre gol dalla faccia dell'area. Tu ti senti un po'... No, per niente. Giocati in attacco prima punta oggi, però in realtà io sono più seconda punta, quindi... è andata bene lo stesso. Ha fatto, diciamo, tre bei gol. Senti, la tua squadra ha giocato bene. Meglio il primo che il secondo tempo. Sì, all'inizio del primo tempo. Poi siamo un po' calati nella prima fase del secondo tempo. E poi alla fine siamo riusciti comunque a recuperare i due gol di svantaggio e a passare in vantaggio alla fine. Senti, questa tua bella prestazione a chi la dedico? La dedichiamo innanzitutto al dottor Schiattarella, che oggi non era in campo, che... Il vostro l'altro difensore, sì, titolare. Fabio Quaremba e Rita. Ok, grazie. Grazie, Enrico. Grazie, buona serata. Grazie a tutti.